100 voti. Vabbè, me lo dici 101. Vai, 101, è il quarto stomaco della mucca. Il quarto stomaco della mucca. Quarto. Allora, se lo puoi venire a fare te, fallo. Non c'è problema. Fare o dire. No, è il quarto. L'ultimo. Abomaso. Sale e pepe. Salsa verde. Peso. Ma però è bello, eh. Buono. È anche buono. È buono. È una tipica cosa vegana, come me l'hai detto. Cioè, che sapore c'ha? Mangi l'erba, praticamente. Digerita dalla mucca, ma mangi l'erba. Chili? Sì, ormai. Eccolo. Vuoi provare? È buono. Ha detto che abbiamo fatto il mio spazio anche lì. Sì, alla massa del bar. Ma che spettacolo! Terrorizzata. Roba seria. Ma appetito. Grazie. Prego. Vabbè. Quindi. Aspettavalo, allora, era appena iniziato. Fai una vaschetta, per favore. Alla grande. Su che televisione finisco poi? Sulla mia, poi. Posso? No, voglio, tanto ormai. Quindi ti posso condividere su tutto. Condivido con gli amici. Ma come ti chiami? Eddie. Poi mi dici quanti like riesci. Abbiamo recuperato. Ma questa roba qui è una cosa quindi tipica di Firenze. Tipica di Firenze. Anche con l'accento fiorentino. Anche l'accento fiorentino. Allora, come ve lo condisco? Ah, come fanno i veri. Verde, piccante piace. Ah certo, come io lo voglio mangiare come fanno i veri fiorentini. Sagre. Ma si fanno colazione i fiorentini con questo? Ma dipende, i lavoratori quelli seri che si svegliano alle 4 del mattino, sì. Perché alle 7 giù è già pronto. Quelli come me, no. Io, ma nemmeno la merenda o la cena. Ah, ma non te lo... Ma come? Non lo mangi tu? No, non ne posso più perché vedi, lo assorbo attraverso ormai praticamente. Oh, bravo. Un po' di pane. No. Si butta giù. Non si... Vabbè, ma non dire così. Eddie, non è che così lo rendi invitante, eh? Quante forchette? Cinque. Ah, cinque, vogliamo. Sì, sì, vogliamo proprio... Questa è la forchetta. No, la saga. Allora, ecco qua ragazzi, buon appetito!